dal punto di vista del programmatore che deve programmare degli style e poi tutta la catena alimentare di quelli che lo devono gestire, dal punto di vista della programmazione degli style per questo tipo di macchine, qualsiasi cosa che si faccia si sbaglia. Vengo a spiegare. Cioè, se si utilizza un criterio un po' minimalista, cioè sono rigoroso nella mia programmazione e voglio utilizzare, per dire, chiaramente in modo coerente con gli style, non so, arrivo fino a 4 strumenti perché il basso, la batteria, un quartetto, poche percussioni, eccetera, si rischia di fare degli style troppo, magari stilisticamente aderenti allo style musicale vero che si vuole cercare di riprodurre, o perlomeno cercare di dare l'impressione, ma nello stesso tempo lo style poi alla fine è troppo povero. Bene, quindi se uno è filologico, comunque troppo rigoroso, lo style alla fine rischia di non rendere quello che dovrebbe essere. Girando la questione dall'altra parte, io cerco di fare lo style partendo dalla, normalmente si fa il contrario, si parte dalla variazione più ricca e poi si arriva semplificando a quella più diciamo meno densa musicalmente, con meno eventi. Quindi facendo degli style molto ricchi musicalmente, quindi posso avere fino a 8 tracce, quindi con 8 tracce di accompagnamento ce n'è di roba, considerando poi che posso anche variare strumentazione tra una variazione e un'altra, quindi possono fare delle cose molto roboanti, molto piene, quindi molto anche d'effetto, bello su style, gli stacchi, le cose, le trombe, quindi là. Però poi mi accorgo che quando vado a utilizzarlo in sala, ci faccio delle cose, questo style che suonandolo da solo era molto bello, magari se poi ci devo accompagnare qualcuno oppure ci devo suonare un pezzo diverso da quello che avevo in mente, mi accorgo che non rende più allo stesso modo, magari quegli strumenti che sembravano tanto belli mi disturbano. E qui vi dicevo, comunque come si fa si sbaglia. Invece qui c'è una soluzione molto interessante. Che si muove pur con la stessa funzione, si muove contemporaneamente in 3 settori diversi. Il primo campo di utilizzo, e qui mi riferisco ai pad, che normalmente sono degli oggetti che su macchine simili sono assegnati all'applauso, il fischio, roba, state tranquilli che se avete bisogno c'è anche quelle cose lì, la trombetta, la risata, la pernacchia, eccetera. Però oltre alla funzione di fare da gadget, fanno questi 4 pad, sono hanno un ruolo molto importante, e cioè possono essere programmati e lo sono nello strumento, quindi non è che lo dovete fare, lo trovate già fatto, e poi chiaramente se avete la necessità potete modificarlo assolutamente come volete. Potete assegnare altre 4 tracce, si dice in termini tecnici floating, cioè flottanti. Siete voi che c'è una libreria di questi style, quindi di diversa tipologia, tipo colpi one shot, quindi gli strumenti singoli, e avete delle sequenze. Delle sequenze che possono essere delle sequenze di tipo MIDI, quindi fatti con i suoni interni, e possono essere delle sequenze di tipo audio. Quindi ancora più interessante. Partiamo dal primo presupposto da cui eravamo partiti, il fatto di arricchire lo style. Se io per esempio ho questo style e sono partendo dalla prima variazione, poi sono passato alla seconda, poi ho messo sulla terza parte la batteria, la quarta, eccetera, però nonostante che sia arrivato alla quarta variazione sento ancora che mi manca qualcosa. E quel qualcosa può essere qualche strumento che io, se ne ho bisogno, decido di inserire dentro lo style. E per esempio questo strumento può essere una parte di chitarra elettrica o acustica, ok? Oppure può essere qualcosa di ulteriore sostegno armonico, tipo un pad. Ma questo non è un elemento statico che sta lì da una parte. Che cosa vuol dire? Che se io metto questa chitarrina che mi accompagna, questa mi segue, quindi se io per esempio voglio crearmi, fare un intro unplugged
quindi voglio suonare, cantare un pezzo senza uno style, ma avere comunque un sostegno.